Buongiorno, oggi siamo a Portimão perché ci sono i test della MotoGP. Sono le 10 del mattino, io sono appena arrivato e sono in ritardo. Oggi è il primo giorno di due, gireranno entrambi abbastanza. Quello che succederà adesso è che prepareremo le moto. Aleix è appena uscito, Maverick sta per uscire, quindi scalderemo la moto di Maverick. Intanto che aspettiamo di entrare, vi faccio vedere com'è il paddock. Oh, ciao Ale. Dicevo, questo non essendo un evento per il pubblico è molto meno agghindato agli ospiti, è molto più pratico, ci sono i team. Qui ci sono tutte le file di Motorhome, qui ci sono tutti i service, quindi dalle tute alle gomme, c'è Dunlop, c'è Michelin. E dietro, quindi di qui... Oh, Tio! Ciao ragazzi! Grande Manu, lui era il mio fotografo del CEV. E vi dicevo, qui dietro ci sono tutti i Motorhome dei piloti. Questa è tutta la riga di Motorhome. Questo è un test solo MotoGP, quindi quando finiscono di girare poi tornano qui, hanno tutti i loro bilici e è come se fossero a casa praticamente. Aleix, Pol Espargaró, Maverick Viñales, Alex Rins. Purtroppo Aleix è appena caduto, adesso stanno pulendo e risistemando la moto prima di riportarla dentro al box. Fortunatamente Aleix non si è fatto male, credo sia caduto alla curva 1, ma devo ancora verificare, non abbiamo ancora capito bene, adesso gli chiediamo. La moto era abbastanza segnata, lui per fortuna non si è fatto niente. È caduto anche Maverick adesso e per fortuna anche lui sta bene. Comunque di tutto il box questo è proprio l'angolo migliore, questo qui è l'angolo migliore. Pensate che per due moto ci sono ben 40 persone, quindi alcune sono quelle che vedete qui, di dietro c'è la parte di con tutte le partite perché appunto la moto è smontata, e altre sono nei bilici dietro che sono tutti ingegneri, gente che studia la pista, i vari setup, però per due moto 40 persone. I bilici in questione sono ben tre, qui c'è il primo, qui c'è il secondo, lì si chiamano i piloti, qui ci sono meccanici e ingegneri, e questo è un bilico interamente dedicato a uffici. Qui random abbiamo del carbonio. Intanto io oggi pomeriggio che bacia? Primo oggi pomeriggio. Almeno primo, giusto? Ma c'è anche cabron. No, davvero un buon feeling, per me già quello è tanto. Da ora a mangiare. Buon appetito. Grazie. Dopo una mattinata di box e bordo pista si va a comer, che vuol dire si va a mangiare. Direttamente da bordo pista Maverick e Aleix sono rientrati. Aleix non rientrava da stamattina che era caduto, si è fatto un po' male al tallone, ma comunque sta bene. Anche Maverick è rientrato con la seconda moto, perché quella con cui è caduto stamattina non è ancora sistemata, chiaramente con una tuta nuova. Maverick sta volando e adesso è secondo a 20 millesimi dal primo. Il tempo per provare è finito, ma adesso provano una partenza. Tutti quanti, prova. I lavori sono finiti, ricominciano domani. Io però domani mattina alle 6:10 avrò il volo da Lisbona, quindi adesso mi dirigo a Lisbona, ho 3 ore di macchina. Oggi siamo andati molto forte, Maverick ha chiuso terzo a 2 decimi dal primo. Domani continueranno i lavori in previsione e in preparazione della gara che ci sarà qui il 26 marzo, anche se comunque devo dire che siamo già a un buon punto. Come al solito per questo video dovete ringraziare Aprilia ed Orna, perché vi ricordo che è la prima volta che si può filmare qualcosa del genere nel paddock della MotoGP. Da quest'anno vi porterò altri video di questo genere, che per me è una figata, perché non, cioè, no, sono cose che non vedete queste. E niente raga, spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram e ci vediamo al prossimo video. Ciao.